Visto i risultati, ci manca la vittoria. Ci manca la vittoria che è pane per noi, per tante cose, oltre alla classifica, che adesso non guardiamo. Però ci manca la vittoria, che stiamo lavorando tutti i giorni per questo, per andare a prendere questa vittoria che per me ci meritiamo e dovevamo già averla avuta. Obiettivamente, se noi avevamo vinto quelle due partite, non si era a parlare di niente ora. È vero o no? Si era a parlare di niente. È vero o no? Si era a parlare di niente. Si era a parlare di niente. Se noi si vinceva due punti, si aveva quattro punti in più, tre, due, no, due. Ma se stava a parlare di UEFA, ecco, bravo, 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 bravo. Forse un po' l'attaccamento a quello che facciamo, l'attaccamento a quanto vogliamo far bene, tante volte si può trasformare in ansia e tante volte si può trasformare in cattiveria agonistica. Noi bisogna elevare quest'ansia che secondo me non deve esistere l'ansia a giocare a pallone, perché si gioca a calcio, si fa il lavoro più bello del mondo, si fa la nostra passione, ci vuole trasformare in entusiasmo e in cattiveria, non in ansia, perché l'ansia deve avere gli altri, sinceramente, non noi. Perché noi prepariamo tutta la settimana, sappiamo cosa dobbiamo fare. Quando uno poi dà il massimo, basta, non c'è niente da recriminare. Quando uno si guarda allo specchio e ha dato il massimo, non c'è niente da recriminare, c'è poco da fare. So che noi siamo legati ai risultati, perché è così, non noi calciatori, noi calcio è legato ai risultati, però quando uno va in campo e dà il massimo, poi ci si allenatore tecnico, si può sbagliare, si può bisogna crescere, c'è l'allenatore che deve fare questo e lo sta facendo da 3 anni e qui bisogna lavorare poi. Però poi a livello di attaccamento, di voglia, quello è sempre al 100%. Preoccupazione quando non vinci l'abbiamo tutti, è normale, perché non è che preoccupazione, è la voglia di vincere, la voglia di riscattarsi, la voglia di dire che ci siamo, perché noi ci siamo. Sicuramente da 2 anni a questa parte ho molte responsabilità. Ma come ce l'hanno i miei compagni? Come le devono avere i miei compagni? Perché siamo tutti nella stessa barca, dal primo al 25esimo, io dico sempre, siamo tutti capitani, eh? Livorno? Livorno adesso ha entusiasmo. Adesso il Livorno ha entusiasmo. Ha entusiasmo. Perché? Perché hanno avuto la fortuna, la bravura di avere 8-10 punti in classifica. Quello che ci manca a noi per sfortuna o per non bravura o per non. Neanche bravura, come posso dire? Perché gira anche così, dai. Perché forse ci è mancato qualcosina e dobbiamo lavorare di più. La cosa è quella. Alza l'asticella per il mister, ora non lo so, io provo, cioè, voleva dire partire meglio dell'anno scorso e stiamo facendo il massimo per riuscire a far meglio dell'anno scorso, è quello, è normale che sia, è giusto che l'allenatore voglia il massimo della squadra, se no non è affare gli errori fatti, perché sappiamo, perché quando uno sbaglia, cioè se io sbaglio lo so che ho sbagliato, se io faccio una partita non buona lo so che l'ho fatta e anche chi sbaglia lo sa subito che ha sbagliato, sono gente grande, vaccinata, è gente che fa questo mestiere da tanto tempo. Quindi sappiamo subito, poi l'allenatore sugli errori lavora molto, quindi bisogna lavorare in silenzio come stiamo facendo, se abbiamo sempre fatto, con grande attenzione e con grande serenità però. Sono positivissimo come sono sempre stato, e tanto il lavoro paga, alla fine un gruppo che lavora come noi poi deve avere dei risultati, è giusto che sia così, dai.